Dal 7 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 tornano gli eventi di Abruzzo dal vivo Winter Edition per riscoprire le bellezze dei territori. Il progetto Abruzzo dal vivo rappresenta una reale, concreta e gioiosa opportunità di rinascita nel segno della cultura e dello spettacolo per tutti i territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2016. Una ottima iniziativa messa in campo dalla Regione Abruzzo, dal Ministero per i beni e le attività culturali, una grandissima opportunità per territori come Civitella colpiti dal sisma, ma non solo, ricordiamo le eccezionali nevicate, per noi anche un'immensa frana, quella che ha colpito la frazione di Ponzano. Un'iniziativa che vedrà Civitella, ha già visto alcuni eventi, ma ne vedrà ancora molti altri, eventi che hanno riguardato e che riguarderanno le fasce dei bambini, quindi dei più giovani. Nella fascia pomeridiana ci sono molti spettacoli per bambini, mentre nella fascia serale ci sono dei concerti organizzati ovviamente per le famiglie e per i ragazzi. Un'opportunità importante che noi abbiamo voluto cogliere insieme al territorio, perché abbiamo voluto un'integrazione di queste iniziative con il territorio, una condivisione. Infatti tutti coloro che parteciperanno a questi eventi avranno la possibilità di andare a mangiare e a dormire nelle nostre strutture a prezzi convenzionati, così come potranno visitare la fortezza utilizzando una scontistica particolare e anche nei negozi che hanno aderito a tutta questa iniziativa. Noi siamo contentissimi perché in questa seconda edizione, versione winter del Festival Abruzzo dal Vivo, abbiamo la possibilità anche di avere una ricaduta su quella che è la produzione musicale del territorio abruzzese. Ecco, artisti abruzzesi che racconteranno anche l'Abruzzo in una chiave un po' diversa. Esatto, questa sera sicuramente una chiave musicale, tra l'altro in una cornice incantevole che è quella del borgo di Civitella del Tronto. Questa sera e in queste sere fino al 6 di gennaio è ancora più magica, perché dipinta da queste proiezioni luminose e arricchita di questa nuvola che è la nostra struttura geodetica, che si trova proprio in piazza Filippi Pepe dietro di noi.